Su questo punto abbiamo attuato già una strategia, abbiamo approvato l'asset allocation tattica e strategica, quindi abbiamo in questi giorni è arrivato il nuovo CFO, quindi Robert Rausch, che subito si è messo al lavoro e sta valutando già le posizioni che abbiamo aperte anche col passato. Certo, quello che abbiamo ereditato è stato un passato molto torbido sul tema investimenti. Vediamo, ci stiamo mettendo mani sopra, soprattutto su quei contratti che sono anomali, magari vediamo un attimino come poter fare per renderli ancora più fruibili e per renderli ancora di più con un rendimento più alto per la Fondazione.